Molto brevemente mi piaceva in qualche modo contribuire. Devo dire il mio contributo inizia da una riflessione amara, che è quella, diciamo, quell'aforisma molto in voga, che dice: gli americani innovano, i cinesi copiano, gli europei regolamentano. Purtroppo è amaro perché è vero. Perché diciamo, l'Europa ha un po' perso, come dire, la dinamicità dell'innovazione, concentrandosi in parte giustamente, in parte troppo, sulla creazione di nuove regole capaci di in qualche modo contenere le innovazioni. Ora, io credo che, ripeto, se in parte sia giusto, in parte invece bisogna avere un maggiore coraggio. Maggiore coraggio naturalmente presuppone anche i conseguenziali investimenti economici. A me piace molto il titolo del forum, perché parla della sostenibilità, o meglio, della innovazione come chiave per interpretare e sostenere la sostenibilità. La sostenibilità, come sapete, è stato il mantra, quantomeno della scorsa legislatura europea. Un po' tutto è ruotato intorno al concetto di sostenibilità. Anche qui, in parte giusto, in parte si è esagerato, perché, come sapete, è stata sacrificata, la competitività, è stata sacrificata anche molti altri aspetti, anche, di natura, diciamo, squisitamente sociale, geopolitica e quant'altro. Però dicevo, invece a me piace considerare l'innovazione come la leva per consentire che sia sostenibile la sostenibilità. Mi spiego meglio. Penso all'agricoltura, per esempio, no? Che spesso è stata messa sul banco degli imputati perché in qualche modo colpevole di danneggiare l'ambiente e la natura. E da qui tutte le proteste che voi conoscete, anche qui su Bruxelles, le proteste dei trattori e quant'altro. Ora, a me è capitato, vi racconto un piccolissimo aneddoto, è capitato proprio all'inizio del mio mandato parlamentare di conoscere un ragazzo che faceva il penultimo anno di un istituto tecnico agrario, il quale mi chiedeva aiuto perché ha realizzato un sistema di rilevamento in tempo reale attraverso dei sensori nel terreno, quindi parliamo del campo dell'agricoltura, come dicevo, capaci di rilevare il fabbisogno della coltivazione in termini di necessità di acqua, di fitofarmaci, eccetera, eccetera. Ovviamente voi sapete che prendiamo l'acqua, troppa acqua la pianta fa male, troppa poca fa male. Il tipo di fitofarmaco, noi sappiamo che c'è un tentativo giusto di contenere l'utilizzo dei fitofarmaci. Ebbene, che succede? Che attraverso dei diffusori collegati a questi sensori veniva erogato il giusto quantitativo di acqua, la giusta tipologia e quantitativo di fitofarmaco affinché la pianta crescesse sana e quindi naturalmente capace di produrre in quel caso ortaggi. Ora capite bene da un piccolo esempio come si inquadra facilmente un po' il tema del convegno, ovvero dalla possibilità attraverso l'innovazione tecnologica di fare un favore contemporaneamente sia all'ambiente che alla natura, perché naturalmente l'acqua per esempio è un bene prezioso che dobbiamo essere meglio capaci di tutelare, nello stesso tempo però si è capaci in questo caso anche di aiutare il produttore, quindi l'agricoltore e quindi sostenerne anche il reddito. Questo è un tipico caso di innovazione che sostiene la sostenibilità, come dicevo prima. Ne avrei potuto fare molti altri esempi, questo ragazzo solo per dirvi. Gli era stato offerto da Bosch di acquisire questo brevetto per, se non sbaglio, 2 milioni di euro.
Lui mi chiedeva un aiuto per resistere, io non credo di essere stato in grado di aiutarlo, però insomma sta di fatto che poi l'ho incontrato tempo dopo e ce l'ha fatta, adesso è lui stesso che produce, grazie naturalmente al sostegno in parte pubblico e in parte privato di investitori, è stato capace di mettere sul mercato questo suo brevetto e probabilmente me lo immagino che tra qualche anno sarà una specie di Bill Gates, di quelli capaci di comprarsi tutti quanti noi attraverso il ricavato del suo brevetto. Però insomma, ecco, mi piaceva citare un caso specifico perché è emblematico di come il tema sia centrale. Può essere applicato naturalmente al campo dell'agricoltura, ma può essere applicato in una infinità di campi. L'innovazione purtroppo ha dei costi. Il privato spesso non è in grado di sostenere questi costi che poi hanno dei ritorni in tempi chiaramente non immediati. In questo senso è importante che ci siano gli investimenti privati, ma che anche il pubblico sia capace di fare la propria parte. Questa è naturalmente una storia lunga, la affronteremo magari in maniera più specificatamente quando si parlerà dei vari settori. Io per il momento vi saluto perché poi ho anche paura che il campo venga meno, però davvero vi ringrazio per aver scelto questo tema e per aver alimentato il dibattito su un tema secondo me centrale.